Possiamo iniziare? Sì, grazie, grazie infinite per aver invitato il professor Cenk Mercante qui a Ferrara, Biblioteca Ariostea, grazie a tutti voi, la dottoressa Bonazza, a tutti coloro che hanno lavorato per questo incontro e che ora ci fanno vedere questo documento così importante di cui parlerà il professor Mercante. Io intervengo per 2 secondi per dire veramente pochissime note che di presentazione del professore, il quale è nato a Smirne, ha studiato a Smirne, si è laureato a Smirne presso l'Università dell'Egeo in Storia dell'Arte nel 2005 con la qualifica di Master of Art. La tesi di allora fu relativa a uno studio su un architetto francese a Smirne, Raymond Charles Perret, 1854-1929. Successivamente a quella data il professor Mercante ha vinto il concorso di dottorato internazionale dell'Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca sempre in storia dell'arte con una tesi che riguardava l'impero ottomano e l'Italia, le relazioni in architettura, in particolare il caso di Smirne. Ha poi studiato anche a Roma, sotto la guida della professoressa Claudia Conforti, l'università, quella di Tor Vergata, e presso la cattedra di storia dell'architettura. Questo nel 2012 ed è stato lì per un po' di tempo. Nel 13, 2013 ha iniziato a lavorare all'Università di Mula, un centro importante, una città importante turca a sud-ovest di Smirne, di questa regione enorme e magnifica. Nel 2013, dicevo, come professore assistente nel Dipartimento di Storia dell'Arte. Nel 2022 è diventato presso la stessa università invece professore associato in storia dell'arte moderna. Rimarrà in Italia in questo periodo lungo, dove sta lavorando a un progetto di ricerca sugli studenti dell'Impero Ottomano e della Repubblica di Turchia che hanno studiato arte e architettura in Italia tra l'epoca delle riforme, cioè il 1839 e il 1950. Ha numerosissime pubblicazioni sulle relazioni tra l'Italia e la Turchia, nei settori sono quelli dell'arte e dell'architettura, veramente sono numerose. Cito e ricordo soltanto, soprattutto perché il tema ritorna su Smirne, il contributo degli italiani alla ricostruzione di Smirne dopo gli incendi del 1845 e del 1922. Educazione politica e culturale italiana a Smirne all'inizio del Novecento, la colonia italiana di Smirne e i suoi edifici simbolici all'inizio del Novecento. Però ci sono stati anche altri argomenti, ma insomma cito Salva da Castiglione, siamo tra il 1480 e il 1554, quindi in un quadro storico decisamente più lontano nel tempo, ma anche Luigi Rossetti, 1876-1949. Non aggiungo nient'altro, buon lavoro. Grazie. Ringrazio la dottoressa Fede Berti per la bellissima presentazione. Buonasera, benvenuti. Prima di tutto vorrei ringraziare per l'ottima organizzazione dei dirigenti e dei personali della Biblioteca Ariostea, dottoressa Bonazza e dottor Marchesi. Ringrazio poi sinceramente anche per avermi dato questa opportunità di presentare l'ingegnere Luigi Storari ai suoi concittadini. Sono molto felice di essere qui con voi. Un ringraziamento anche al dottor Giampiero Nasci, che mi aveva dato una grande mano durante le mie ricerche. Lui è qua con noi.
ringraziare ancora una volta. Grazie. Allora, iniziamo. Luigi Storari nacque a Ferrara nel 1821, secondo i dati del censimento pontificio del 1835. Era figlio di Felice Storari, che è indicato come possidente, e Marianna Manfredini. Purtroppo non abbiamo nessun foto di Luigi Storari. Con la collaborazione tecnica dei miei allievi, che studiano in Turchia, inserendo i dati trovati sul passaporto dell'ingegnere Storari, che risulta questa foto che vedete adesso, creata dall'intelligenza artificiale. Ho messo anche le note, quelli che scriveva sul passaporto di Luigi Storari. Intelligenza, non so quanto dobbiamo fidarci dell'intelligenza artificiale, però mi è piaciuta questa foto di Luigi Storari. In mente immaginavo uno Storari così, non so cosa vi dite voi. Andiamo avanti. Negli archivi di Ferrara sono conservati soltanto i dati anagrafici e alcune lettere dello Storari. Tuttavia non vi sono informazioni in merito alla sua formazione o testimonianze della sua attività nella città estense. Sfortunatamente si è persa ogni traccia dei documenti della famiglia Storari all'interno del fondo popolazione del repertorio del XIX secolo. È però possibile trovare alcune informazioni sulla rivista del Collegio Araldico dell'anno 1915. Secondo questa fonte, la famiglia Storari sarebbe conosciuto sin dal XV secolo, costituita da prelati, scrittori, poeti, ma anche da professori italiani. Qui potete vedere sullo schermo i nomi illustri della famiglia Storari, che abbiamo reperito dalla rivista del Collegio Araldico. Prima della nostra indagine non si era a conoscenza di alcun dato in merito della formazione di Luigi Storari. Egli si era sempre qualificato come ingegnere, come tale firmava i suoi lavori. Era in effetti in grado di rilevare una pianta, organizzare una lottizzazione, dirigere lavori stradali, edificare costruzioni e conoscere opere di valore artistico. Le ricerche inizialmente condotte negli archivi di Ferrara, Bologna, Padova, Verona e Pavia non hanno portato ad alcun risultato. Tuttavia, l'opera di Luigi Storari, Guida con cenni storici di Smirne, scritta dallo stesso Storari e pubblicata nel 1857, presenta la storia antica della città, esaminandone anche gli aspetti archeologici, così che non sorprende che Storari abbia studiato a Roma. Attraverso una ricerca capillare svolta presso l'Archivio di Stato di Roma, infatti, si è potuto appurare che Storari si iscrisse all'Università di Roma nell'anno accademico 1845-46 all'età di 24 anni. Presso l'Ateneo Romano conseguì infine il diploma di ingegnere al termine di un corso di studi triennale, nel quale si formarono anche gran parte dei professionisti dello Stato Pontificio, impegnati in opera di idraulica, edilizia e sovrastrutture stradali. La permanenza a Roma di Luigi Storari, in un momento in cui, anche grazie all'apporto di studiosi come Luigi Canina,
si approfondiva la conoscenza del foro, consente allo storari di acquisire dimestichezza con lo studio delle antiche rovine. Successivamente alla laurea, il giovane ingegnere ferrarese fece ritorno nella sua città natale, dove sposò Elisabetta Cappati. La coppia ebbe una figlia di nome Amelia, nata nel 1849. È molto interessante che il viaggio di Luigi Storari, come è arrivato a Smirne. L'ingegnere, dopo aver partecipato alle rivoluzioni del 1848 e 49, lasciò la patria il 23 novembre 1849 alla ricerca di un rifugio lontano dal suo paese natale. I diversi timbri e le annotazioni riportati sul passaporto di Storari consentono di seguirne gli spostamenti. L'ingegnere Storari si mise in viaggio appena ottenuto il documento. Arrivò a Bologna il 25 novembre, passò da Forlì il 26 e da Ancona il 28 e qui ottenne il visto britannico per Corfù. Molto probabilmente lasciò Ancona il giorno stesso e giunto sull'isola di Corfù. In data 2 dicembre gli fu rilasciato il visto per Smirne dal consolato ottomano. In questo caso si può dunque supporre che Storari era simpatizzante delle società segrete, abbia lasciato Ferrara per raggiungere il suo amico Anacleto Cricca a Smirne, dove quest'ultimo già risiedeva, ma che abbia scelto come destinazione il Cairo per non attirare i sospetti della polizia pontificia. Bisogna parlare un po' anche di Anacleto Cricca. Lui aveva studiato medicina a Bologna, ma essendo stato affiliato alla Giovine Italia, era sorvegliato dalla polizia. La sua posizione si aggravò per l'amicizia che strinse con i patrioti di Romania. Poi si recò a Smirne, iniziando ad esercitare la professione di medico. Era uno dei fondatori del Comitato di Emigrazione Italiana a Smirne e poi i suoi lavori per colera, il sultano Abdul Mejid lo ricompensò con la medaglia di Mejidie per i servizi resi durante l'epidemia di colera del 1865. Veniamo al Comitato di Emigrazione Italiana. A Smirne è stata fondata nel 1850 tra i fondatori il principe di San Martino di Catania, il marchese Orazio Antinori di Perugia, il medico Anacleto Cricca, che abbiamo menzionato, di Bologna, avvocato Domenico Diamanti di Veroli, il medico Luigi Bandoli di Ravenna, Gaspare Gemma di Palermo. Smirne, infatti, era talmente importante per la sua strategica posizione, qua vediamo anche la mappa della ruota di Storari e di Anacleto Cricca, la sua strategica posizione di Smirne da risultare una tappa quasi obbligata, come la storia dimostra, per molti di coloro che vi si rifugiarono arrivando dall'Italia e da altri porti del Mediterraneo orientale. Gli esuli si integravano con una certa facilità all'interno della regione. Smirne era dunque diventava uno dei centri dell'emigrazione politica italiana dopo il 1848. Seppur in misure minore rispetto a Istanbul,
Qui transitorono patrioti come il conte Ugo Pepoli, il colonnello Giuseppe Fontan e Luigi Vassalli di Milano. A Smirne Storari diventò subito un membro del Comitato di Emigrazione Italiana. Secondo le memorie di Anacleto Cricca, fu perseguitato dalla polizia ottomana su richiesta dell'Austria e cercò la protezione francese. Infatti, il 7 dicembre 1854 Storari ricevette a Smirne un passaporto francese. Il documento contiene alcune informazioni su di Luigi Storari, poi si trova notizia nel dossier Storari conservato presso l'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri francese a Nantes. Luigi Storari fu una presenza assai significativa per la città di Smirne, oltre di uno dei membri del Comitato di Emigrazione Italiana. Ha lavorato a Smirne e alcune fonti menzionano di lui. Secondo la rivista del Collegio Araldico, egli fu ingegnere presso il governo ottomano, nonché scopritore delle rovine di un teatro greco che adesso a Smirne da 5-10 anni hanno iniziato a fare gli scavi, che seguendo le note di Luigi Storari, che tra poco parleremo della sua guida, che aveva notato com'era il teatro greco di Smirne. E poi nelle memorie di un veterano, Anacleto Cricca lo ricorda come benemerito patriota, mentre secondo gli italiani in Smirne di Aldo Frangini fu distinto matematico notissimo per lavori topografici e archeologici. Inoltre il Raffaello, rivista ufficiale degli atti della Regia Accademia Raffaello di Urbino, nel numero 17-18 del 1874, ringrazia l'ingegnere per il suo contributo al restauro della casa di Raffaello, riportando una menzione speciale a Storari per la sua offerta di 100 lire. Luigi Storari lavorò nella città di Smirne per il comune di Smirne dal 1 aprile 1851 fino alla fine del maggio 1854. Secondo quanto risulta da diverse testimonianze, durante questi anni collaborò con il commissario imperiale Alignat Efendi, il quale si occupò in particolare della manutenzione stradale e assegnò allo Storari l'incarico di costruire una strada carrozzabile fra il ponte delle Carovane e la cartiera di Al Capnar, che in questa strada le carovane portavano tutte le merci dall'Anatolia intera al porto di Smirne. Poi l'incendio di Smirne del 1845 fu colto da parte dello Stato ottomano come l'occasione per mostrare il rapido avanzamento delle riforme ottomane, detto Tanzimat. Anche la dottoressa Fede Berti aveva menzionato nella data 1839, e la data è molto importante per inizia la modernizzazione dell'impero ottomano, e così
hanno iniziato a venire anche artisti, architetti, ingegneri italiani a lavorare nell'impero ottomano. Ecco, grazie alle riforme Smirne divenne così una perfetta vetrina della nuova politica riformatrice. Adesso vedete la nuova banchina del porto di Smirne, così il lungomare di Smirne sembrava una città europea portuale. Un altro lavoro di Luigi Storari, in data 28 settembre 1852, Storari firmò una pianta della zona del mercato storico detto Chemerald, distrutto dall'incendio del 1845. Questa pianta evidenzia il mercato cittadino e a destra riporta all'interno di una tabella 36 nomi di strade, vie, edifici commerciali e religiosi. Il mercato è un'area per lo più dedicato al commercio ed è costituita da un insieme di vie in cui si affacciano negozi ad uso commerciale di varia natura e di servizi ad essi congiunti. Qua potete vedere anche il titolo e la firma dell'ingegnere Luigi Storari. Lui prepara tutti i suoi lavori, le piante, anche la guida di Smirne, sempre in lingua italiana. Ecco, forse il più grande lavoro di Luigi Storari. La prima pianta particolareggiata di Smirne venne realizzata dallo Storari fra il 1854 e il 1856. È dedicata al sultano del periodo, Abdülmecid. Nell'opera dell'ingegnere è visibile la nuova pianificazione successiva all'incendio del 1845. Lotti e strade sono disegnati in modo dettagliato. I principali edifici pubblici, cimiteri, edifici religiosi e commerciali, sono segnalati e riportati all'interno di una leggenda contenente le moschee, le chiese cattoliche e ortodosse, le sinagoghe, gli ospedali, i corpi di guardia, i collegi, gli stabilimenti industriali, i fabbricati distinti, gli han, i mercati, le piazze e le strade. Sono stati riportati anche le rovine della Smirna antica, qua a destra in fondo vediamo il castello di Smirne, lo stadio antico di Smirne e il teatro di Smirne. La pianta, come dicevo, si è preparata in lingua italiana e dedicata al sultano Abdülmecid. Qui potete vedere il nome di Luigi Storari. Poco dopo Storari scrisse una lettera al comune di Ferrara, vediamo al dunque, al quale decise di donare la pianta attualmente conservata presso l'archivio storico comunale di Ferrara, che qua possiamo vedere. Ecco, io non posso vedere, però voi potete vedere. Ringrazio la dottoressa Bonazza per questa occasione. Allo schermo vedete il documento che lo Storari è stato premiato dal sultano dopo il suo ottimo lavoro a Smirne. La pianta di Smirne di Storari, accompagnata da una guida pubblicata in italiano a Torino nel 1857, con il titolo Guida con cenni storici di Smirne. L'opera fu pubblicata contestualmente anche in francese a Parigi.
La guida di Storari, oggi particolarmente preziosa per il gran numero di informazioni che fornisce sull'assetto urbano della città ottomana nella seconda metà dell'Ottocento. La guida, infatti, costituisce uno dei rarissimi testi rimasti sulla Smirne di quel periodo. Egli intendeva infatti destare l'interesse di un pubblico colto, composto da residenti, ma soprattutto da turisti e viaggiatori. Certamente la lingua francese avrebbe consentito una maggiore diffusione della sua opera rispetto a quella italiana, che, se parliamo di quel periodo, la lingua francese soprattutto all'est del Mediterraneo era molto molto diffusa. Nella preparazione dei rilievi necessari all'elaborazione della pianta, Storari aveva certamente acquisito una conoscenza profonda della città, che aveva percorso quartiere per quartiere, misurando strada per strada. Non solo aveva visto di persona le rovine presenti, ma aveva anche proiettato sui resti della città antica lo sguardo dell'uomo d'arte, cercando inoltre di completare le sue ricerche sui libri. Recentemente la guida di Storari è stata pubblicata con la mia collaborazione, affiancata dalla traduzione turca e dalla biografia di Luigi Storari, pubblicata dal comune di Smirne. Qua abbiamo portato una copia, ma porterò anche due o tre copie per la biblioteca Ariostea, così potete vedere l'opera di Luigi Storari. Dopo i suoi ottimi lavori a Smirne, Luigi Storari venne incaricato di preparare una pianta dei quartieri storici di Istanbul, devastati dall'incendio di Aksaray nel 1856, e poi ideò il nuovo villaggio di Boyacıköy, il cui progetto è datato 28 ottobre 1857, di proprietà Mustafa Reşit Paşa, gran visir dell'impero ottomano, riformista e ispiratore delle riforme Tanzimat, nonché committente dei Fratelli Fossati, che sono famosissimi in Turchia, architetti di origine italo-svizzera, celebri il restauro della Santa Sofia. Grazie al loro restauro la Santa Sofia ancora resta in piedi. Nel 1859 Luigi Storari resta a Istanbul, che lavora lì. Di passaggio a Smirne il 26 novembre del 1859, proveniente da Istanbul, scrisse al console francese in città chiedendogli di intervenire per il pagamento degli arretrati dei suoi servizi per Vilayet di Smirne. Sempre a Istanbul, nel marzo del 1861, rivolse una nuova richiesta all'ambasciata di Francia perché gli venissero versati pagamenti. Recentemente ho trovato questi due documenti presso l'archivio ottomano di Istanbul, che verifica la richiesta e poi il pagamento allo Storari. L'ingegnere Luigi Storari, dopo aver lavorato nella capitale ottomana, si recò ad Alessandria d'Egitto. Lì è uno dei suoi lavori importanti fu il restauro della chiesa ortodossa dei Greci nel 1868. Poi troviamo il nome di Luigi Storari nelle guide egiziane. Nella guida generale di Egitto si
si menziona dello Storari come architetto. Poi, durante le approfondite ricerche negli archivi di Ferrara con dottor Nasci, abbiamo scoperto alcune tracce dei discendenti di Storari: Amelia, la figlia di Luigi Storari ed Elisabetta Cappati, nata a Ferrara nel 1849, si sposò l'ingegnere Luigi Radice, e l'ingegnere Radice e Amelia Storari ebbero 8 figli. Uno di loro, Africano Radice, che è nato ad Alessandria d'Egitto il 5 agosto 1866, continuò a fare il mestiere di suo nonno materno e di suo padre. Successivamente si trasferì a Udine nel 1897. E altri figli, altri 7 figli della coppia Radice e Storari sono Italina Radice, Lea Radice, Ines Radice, Olga Radice, Bettina Radice, Gwendolina Radice e Mario Radice. L'ingegnere Luigi Storari, durante la permanenza ad Alessandria d'Egitto, fondò col suo genero, l'ingegnere Luigi Radice, un'impresa costruttrice ad Alessandria d'Egitto. E qua ho riportato una pagina della guida commerciale egiziano. Qua si vede due ingegneri, Storari e Radice, hanno una ditta di costruzione ad Alessandria d'Egitto. Quando Luigi Storari morì a Ferrara il 13 gennaio 1894 all'età di 73 anni, per ateromasia diffusa, come risulta dal giornale delle denunce di morte e dei trasporti e seppellimenti nel cimitero comunale di Ferrara, nel quale viene indicato come l'ingegnere Luigi Storari, già vedovo di Elisabetta Cappati e di condizione possidente. Luigi Storari, dobbiamo aggiungere che durante i suoi lavori a Istanbul come l'ingegnere del sultano, aveva dato la formazione ai giovani ingegneri ottomani. E le recenti pubblicazioni ci mostrano che anche a Istanbul ha fatto tanti lavori, ha fatto tanto contributo per la modernizzazione della Sublima Porta. Sono molto contento e orgoglioso di presentarvi il vostro cittadino, illustre persona Luigi Storari, che è nato e morto qui, però ha portato la fama della sua città natale in tutto il mondo. E grazie per l'attenzione. E prima della mia conferenza il dottor Modestino mi aveva detto che Luigi Storari, che non lo sapevamo, grazie a lui ne abbiamo saputo, Luigi Storari, dopo essere tornato a Ferrara, ha costruito un palazzo. Può fare un contributo? Grazie. Ok, grazie professore, complimenti per la sua bellissima relazione, che mi ha fatto venire in mente il viaggio che io feci nel suo paese nel 1987.
ne ho fatti degli altri, e quindi ho visto anche, ma non sapevo nulla di questo ingegnere Storari, tranne quando noi abbiamo cominciato a fare un lavoro, peraltro così molto divulgativo, sul Palazzo Roverella, di cui io sono un dirigente del circolo che lo ospita da 160 anni, e così ho scoperto che questo palazzo nel 1876 divenne proprietà, dopo aver avuto un passaggio dagli ultimi grandi Roverella aventi nelle mani del dottor Novi, divenne proprietà proprio di Luigi Storari, che evidentemente era tornato da Alessandria, se ho capito bene, a Ferrara o da Smirne, insomma da quelle parti lì, e con Luigi Radice avevano acquistato il genero, avevano acquistato il palazzo per un accordo con Carlo Radice, che doveva essere probabilmente il suocero, e quindi loro sono diventati i proprietari di questo magnifico palazzo, di cui il nostro professore non conosceva, ma che noi conosciamo molto bene, che come sapete è dello stile di Biagio Rossetti, che fece questa opera meravigliosa come ultima opera civile qui a Ferrara nel 1508-1509, quando era Noviter Constructo, aiutato da Mariano Mariani, che era il suo braccio destro, a valle anche di un'intermediazione fra il Duca Alfonso II gli altri collaboratori, insomma, che hanno permesso a lui di ideare questo palazzo in discontinuità totale rispetto all'antico ospedale Sant'Anna, che era lì di fianco, e lavorando come sempre sulla luce, che era la sua grande abilità, così come nel Palazzo dei Diamanti, per chi è di Ferrara come tutti loro, lo dico a lei professore perché è un invito ad andarlo a vedere, il Palazzo dei Diamanti è uno dei punti di riferimento nazionale della dizione erculea, in cui la luce viene esplosa attraverso le 12.000 punte a forma di diamante, mentre qui la luce viene esplosa attraverso un artificio di carattere diverso che Carlo Bassi ha indagato, e che è con uno spostamento fra lesene e architravi e delle finestre laterali che furono spostate in modo tale che la luce del meriggio entrasse di obliquo e colpisse le persone di spalle, e in questo caso proiettavano le loro ombre sul terreno, espressione di un'esistenza vissuta, quindi l'architettura come esistenza. Questo era il genio di Biagio Rossetti. Allora, tutto questo lo dico perché non sapevo nulla di questo ingegnere Luigi Storari, e quindi oggi ho imparato molte cose, e quindi così probabilmente lui continuava l'esperienza garibaldina e del grande fervore che gli intellettuali della classe nobile ferrarese, perché anche Roverella, gli aventi, avevano fatto parte delle grandi esperienze rivoluzionarie, diciamo, dell'elite dei moti del 21, del 31 e del 48, pagando di persona perché i figli morirono, i primogeniti, nelle varie battaglie di liberazione dell'Italia, chi a Cornuda con il corpo dei bersaglieri di Tancredi Mostri, chi, e quindi avevano partecipato attivamente a tutto quel processo anche di bonifica territoriale con i mezzi rudimentali di loro si estendeva da Guardia Ferrarese fino ad arrivare a Trisigallo e Olanda, e che poi furono spazzate via da quell'alluvione paurosa del 1872. Che distrusse questa meraviglia di bonifica che era stata fatta in quei 30 anni da questi personaggi. Ma non è solamente di questo che volevo dire, perché guardando le immagini mi sono tornate in mente le cose più belle del viaggio in Turchia. Fondamentalmente lo dico perché siamo in un clima aperto nella collaborazione Turchia-Italia. Mi pare di capire che tra Roma e Padova ha creato una specie di circuito virtuoso di studi, e Ferrara. E allora lo aggiungo perché abbiamo visto il teatro greco di Izmir, come voi sapete, è stata fondata da Alessandro Magno, mi pare nel 333 a.C. Sul Monte Pago, quello che su cui mi pare di... E il teatro greco antico è quello che è stato riscoperto qualche tempo fa, insomma, nei lavori di stero del terreno, perché c'era tutta una zona urbanisticamente piuttosto delicata, insomma molto brutta, e sull'Acropoli, se ricordo bene,
sull'Acropoli, sì. mi sono scritto il nome Kadif Kale. Kadif Kale, sì. Esatto, che sarebbe, pensate che nome fantastico, vero? Vuol dire collina del castello di velluto, sì, vero? Sì, sì, sì. Cioè loro hanno questi nomi. Letteralmente. Giù verso il sud c'è Iscalesi. Iscalesi nel sud della Turchia dice il castello della fanciulla incantata. Cioè una cosa meravigliosa questi nomi. E lì questa scoperta che si deve a lui, pensate, aveva mi pare una capienza di 20.000 persone. Il teatro credo che sarà inaugurato, mi pare che lo scorso anno avesse fatto il Presidente della Repubblica, non so, aveva tenuto una celebrazione nazionale dell'anniversario della creazione della Turchia. E sostanzialmente la cosa bella è vedere come questo mondo che unisce in questo caso Ferrara, l'Italia, con la Turchia per via della fuoriuscita di tantissimi intellettuali, tutti i nomi che lei ha detto, Antinori, Diamante, Gemma di Palermo, Randoli di Ravenna, sì. Crick, Ugo Pepoli di Bologna, Luigi Vassalli, alcuni, sono tutte persone dell'aristocrazia italiana che avevano partecipato ai moti carbonari e dopo la repressione avevano dovuto riparare all'estero. Non sapevo che Smirne fosse... Sì. Poi questi personaggi sono anche tra i fondatori delle prime logge massoniche in Turchia, nell'impero ottomano, a Smirne e dintorni, poi a Istanbul si fondano altre logge, ma la prima loggia massonica in Turchia è stata fondata dagli emigrati italiani politici. Questo qui è tutta una cosa che sarebbe bello indagare, io confesso la mia ignoranza. Tornando al teatro, il teatro lì, io mi ricordo che c'erano le guide che dicevano 20.000 persone, uno dei teatri più belli, pensate che fa concorrenza a Efeso, Selçuk, sì, sì. e a Mileto, quindi che erano teatri di altissimo livello, dove c'erano, poi nel periodo romano successivo, e questo mi pare che sia del secondo secolo, nel periodo romano successivo, quando diventa territorio della provincia, territorio romano della provincia asiatica, la zona della Lidia e dei dintorni, succede che tutta quella zona lì diventa zona di celebrazioni religiose ma anche culturali, politiche, quindi un'agorà vera e propria all'interno di un teatro meraviglioso, sì. Quindi capisco anche che il tema della polis, che per loro era la virtù della virtù, perché tu dovevi cercare di dimostrare che, sì, la comunità intera si ispirava a quei principi e quindi era, ecco, questa è una cosa per me meravigliosa, che allora avessero scoperto in nuce tutte quelle dimensioni che il mondo greco aveva nucleato come gli aspetti costitutivi della libertà di pensiero e della democrazia e che avevano trovato poi albergo allora come poi successivamente nel periodo dell'Ottocento quando accoglieva tutti questi fuoriusciti e se vogliamo prolungandolo anche adesso, perché da Smirne partono tutti quelli che arrivano dall'Afghanistan e con la rotta breve arrivano in Grecia attraverso degli scafi con 100 persone pagando 12.000 euro l'uno e che ogni tanto vanno a sbattere sugli scogli. Quindi c'è un incredibile, no? Mi sembrava di poter dire, allargando il quadro su queste cose, volevo sapere una cosa, perché andando a Città del Messico nell'88, un anno dopo, ho trovato con mia grande meraviglia, dopo aver visto le tre moschee di Istanbul, quella di Solimano, sì, quella di Shiddad e quella di Edirne, dei capolavori stupendi, il grande architetto, signori, era Siman Mimar, sì. Sinan era il nome suo con cui era conosciuta. Città del Messico, ho visto una mostra di questo Sinan di cui non sapevo nulla, che era Culo e Camicia con Michelangelo Buonarroti e con Palladio, avevano una corrispondenza epistolare, quindi questi personaggi univano anche nell'architettura, così come né più né meno il buon Luigi Storari. Recentemente hanno fatto gli studi, su questi due architetti, Andrea Palladio e contemporaneo architetto Sinan del Rinascimento turco, che possiamo descrivere così, e tra loro ci sono delle influenze che recenti
studi ci dicono queste cose. Ci sono tante cose da studiare, la ringrazio ancora una volta, così abbiamo saputo un'altra opera di Luigi Storari. Sono molto contento, saranno contenti anche i miei concittadini a Smirne, perché Storari per noi è molto importante, così aggiorniamo la sua biografia. Vi ringrazio di tutto, anche per l'ottima organizzazione. Sono molto felice di essere con voi stasera, vi ringrazio, grazie. Prego. Allora, grazie molte, sono Luigi Pepe e qualche decennio fa abbiamo studiato l'insegnamento all'Università di Ingegneria. Come stanno le cose? Stanno le cose più o meno così, che nel Settecento non era ancora organizzato l'insegnamento, però c'erano alcuni corsi che preparavano alla, diciamo, professione di architetto, di ingegnere. Ferrara ce li aveva. Poi nel periodo napoleonico l'Università di Ferrara fu soppressa. Ecco, con la restaurazione pontificia avvenne una cosa abbastanza particolare, cioè che appunto, siccome Roma durante il periodo napoleonico faceva parte dell'impero francese, quindi aveva le stesse leggi di Parigi, nel periodo cui, era stata istituita insomma una parte di ingegneri si formavano secondo il modello dell'École des Ponts et Chaussées parigina. Ecco. Uh-huh. Quando c'è la restaurazione naturalmente pontificia, allora quello che rimane un poco di questa formazione comincia a rivivere a Ferrara. Quindi nel 1816, prima di trapiantare a Roma questa scuola degli ingegneri, ecco, sono 2 o 3 anni in cui attiva a Ferrara. Ecco. Poi Ferrara perde ingegneria, perché con la riforma del 1824, mi pare, di Leone XII, Quod Divina Sapientia, ci sono università primarie e secondarie, quella Ferrara è un'università secondaria e non c'è più la facoltà di ingegneria. Ecco. Quindi diciamo i ferraresi negli anni 30-40 non possono laurearsi a Ferrara, e quindi questo si spiega bene perché si è laureato a Roma, ecco, pure ecco, il motivo nato a di Ferrara, sì, e poi sì, dopo è ritornato a Ferrara. Ora, era di una famiglia evidentemente agiata, quindi questo. Non solo, però, gli ingegneri, diciamo, principali della scuola, degli ingegneri pontifici di Roma, erano di questa zona, erano, diciamo così, ferraresi. Uno si chiamava Cavaliere di San Bertolo, e come dice, il nome era comacchese, ecco. E un altro si chiamava, era di Sabbioncello, insomma, grosso modo. Come? Sì. Ecco, quindi importante. Quindi diciamo, ha studiato a Roma con diciamo, insegnanti che venivano da Ferrara. Ecco, quello di Sapienza si chiamava Sereni, Carlo Sereni. Probabilmente se lei vede gli insegnanti di questo periodo che si stavano a Roma quando ha studiato ingegneria, diciamo, lo Storari, troverà questi 2 nomi, Carlo Sereni e Cavaliere di San Bertolo, forse li ha già trovati. Ecco, ma diciamo questo è diciamo, un evento così, insomma, di contorno di quella biografia che lei ci ha raccontato. Quello che mi interessava dire era che dal periodo napoleonico, cioè da quando c'è la distruzione, diciamo così, dell'impero napoleonico e del Regno d'Italia, fino ad arrivare diciamo al 1870, c'è una forte e importante migrazione di ingegneri, tecnici, medici italiani che cercano diciamo, ospitalità diciamo, fuori d'Italia. Ecco. Quello è l'inizio, quello importante, è verso l'America Latina. Agostino Codazzi, che era di Lugo, che poi era amico di Bolivar, che tra l'altro era stato in Italia, Bolivar, agli inizi dell'Ottocento, e è uno di quelli che ha fatto la topografia diciamo della Colombia,
dell'attuale Venezuela, allora erano uniti. Poi un altro ha fatto la topografia, diciamo, studi topografici in Argentina, un altro ha studiato. Se uno va a vedere questi ingegneri, diciamo, che hanno fatto i primi piani sia militari che civili dell'America Latina, trova quasi tutti, o in buona parte, nomi di italiani. Ecco. Adesso lei ha aperto anche questo, cioè io conoscevo il nome di Storari, un po', diciamo, il fatto che è stato a Smirne, cioè, però francamente non sapevo molto di più, come non sapevo di più di questa emigrazione, appunto, ma lei ha parlato di un medico, verso diciamo la Turchia, verso Alessandria, eccetera, che diciamo è abbastanza naturale, perché il Mediterraneo è piccolo, come ci hanno insegnato e come ci insegnano oggi i profughi, il Mediterraneo è piccolo, tra Gibilterra e Smirne c'è un solo fuso orario, quindi insomma grazie molte. La ringrazio, professore, del suo importante contributo. Se avete domande...